Ciao a tutti da Miranda e benvenuti sul mio canale, un interattivo che è valido da 1 ai 3 mesi dal momento in cui lo ascolterete. Fai una domanda ai tarocchi e avrai la tua risposta. Potete scegliere o il ciondolo, anche più di un oggetto se volete, o il numero 8, il cuore, la melagrana, il sassofono. Io inizio dal ciondolo, potete scegliere anche più di un oggetto. Inizio dal ciondolo. Allora, se hai chiesto se ci sarà il ritorno nella tua vita, chi preferisce le donne, ci sarà il ritorno per l'amore. Una donna nella tua vita, pronta per l'amore. Potrebbe esserci anche più di una donna, il ritorno, quindi due donne nella tua vita. La donna papessa, una donna decisa e stabile e un'altra donna ricca, ecco, molto ricca. Potrebbe essere un ritorno, se hai chiesto per un ritorno, comunque ci vedo due presenze di donne. Se hai chiesto per, diciamo, a livello economico, la risposta è anche sì, ci vedo fortuna, entrate di denaro, anche se ci saranno un po' di pensieri, quindi dopo questi pensieri potrebbe arrivare un periodo più fortunato per te che hai scelto il ciondolo. Quindi per quanto riguarda l'amore, ecco, per chi preferisce gli uomini, se hai fatto la domanda, ecco, per un ritorno, purtroppo da qui a 3 mesi non ci vedo il ritorno per l'uomo, però per chi preferisce le donne sì, ci vedo il ritorno e potrebbe esserci anche una nuova storia d'amore, eh? Ed entrate economiche, quindi risposta sì per il lavoro, entrate economiche, risposta no, diciamo, per nuovi amori, per quanto riguarda chi preferisce gli uomini. E questo era il mazzetto con il ciondolo. Adesso andiamo a vedere il numero 8. Queste sono sempre stese generiche, quindi dovete contattarmi privatamente se volete sapere qualcosa di più, oppure durante le mie live super chat. Allora, chi ha scelto il numero 8 si è chiesto per un ritorno d'amore. Qui mi sento che è chiesto il ritorno d'amore, ma anche per quanto riguarda l'attività lavorativa. Quindi sarai più energico o energica per quanto riguarda l'attività lavorativa, che ci sarà una rinascita con la morte dopo un periodo brutto, perché l'asso di bastoni mi è uscito al contrario. Quindi parliamo prima per il lavoro, se ho fatto una domanda per quanto riguarda il lavoro, entrate economiche, ci vedo sì una trasformazione, un rimettersi, diciamo, in sesto, riprendersi, perché la carta di spade mi è uscita al contrario, meno male. Quindi vi solleverete dopo un brutto periodo, una rinascita, eh? Quindi nuovo lavoro, nuove entrate economiche. Chi che ci ha chiesto per l'amore, se state aspettando un ritorno, la persona ritornerà, ma ritornerà con intenzioni più serie, perché la carta di bastoni è uscita al contrario. Quindi non si tratterà più di una storia a livello sessuale, ma ci potrà essere la rinascita per questa relazione d'amore.
e le vostre sofferenze spariranno, vi sentirete meglio perché la carta è uscita al contrario, per cui poi con la carta della morte ci sarà per voi una rinascita. Quindi il ritorno, per il ritorno e per quanto riguarda anche nuovi guadagni, attività lavorativa, diciamo da qua a 3 mesi, mentre qua ascolterete il video, potrebbe esserci appunto una nuova rinascita per voi, e quindi la risposta è sì, perché ha scelto il numero 8. Ecco. Adesso andiamo a vedere il cuore. Chi ha scelto il cuore? Allora, si è chiesto per l'amore, chi preferisce appunto, se state aspettando un ritorno da parte di un uomo, non ci vedo ritorni di uomo. Per chi invece sta aspettando il ritorno di una donna, ci vedo due donne, la presenza di due donne, quindi potrebbe esserci un ritorno, una storia d'amore o tutti e due storie d'amore nuove, pronte per l'amore. Diciamo che la regina di bastoni, ecco, è una regina un pochino prepotente, decisa, combattiva. La regina di denari, invece, è una donna più mansueta, più stabile, nel senso come pensiero, più sensibile. Ecco, a voi la scelta. Beh, se avete chiesto invece per il lavoro, quindi per chi preferisce gli uomini, qua non ci vedo storia d'amore, non ci vedo neanche ritorno. Però ci vedo fortuna per quanto riguarda il lavoro e i guadagni. Con la regina di denari, queste carte di denari, sono carte positive per il lavoro. Potreste avere a che fare anche con delle figure femminili sul lavoro, E quindi diciamo, mi spiace per l'amore, per il lavoro e guadagni. Ok, la risposta è sì. E questo era il cuore rosso. Adesso vediamo la melagrana. Allora, se hai chiesto per quanto riguarda un traguardo, un progetto lavorativo, sì, la risposta è sì perché c'è il carro, quindi diciamo sarai pronto, pronta all'azione per andare avanti questo progetto lavorativo, fortuna in appunto lavoro e anche entrate economiche, però dovrai prima lottare un po' per avere questi guadagni, perché la carta mi esce al contrario. Quindi potrebbero esserci dei ritardi per i guadagni, ma sarai pronto, pronta a lottare, a metterti sul carro e dire io ce la devo fare. Se invece avete chiesto per l'amore, la risposta è sì, perché è uscito il due di coppe, quindi la relazione potrebbe rafforzarsi, potrebbe esserci un ritorno, potrebbe esserci l'arrivo di una nuova persona. Queste sono sempre stese generiche, quindi dovete contattarmi privatamente per sapere qualcosa di più preciso. Quindi ci vedo attività lavorativa pronti all'azione, guadagni tarderanno ad arrivare perché la carta è uscita al contrario e quindi progetto lavorativo sì, andare avanti e anche per quanto riguarda l'amore la risposta è sì, Un bel mazzetto anche questo e questa è la melagrana. Adesso andiamo a vedere il sassofono.
Sono delle carte un po' tristine queste. Se avete chiesto per quanto riguarda l'aspetto economico, da 1 a 3 mesi non ci vedo, diciamo, entrate di denaro, perché la carta appunto del 3 di denari mi è uscita al contrario. Quindi potrebbero esserci per voi delle perdite. Quindi la risposta è no. A parte no, non ci saranno dei guadagni, ma ci potrebbero essere anche delle perdite. Ce lo conferma questa carta, che indica appunto anche perdite di denaro e perdite affettive. Quindi, per quanto riguarda sia l'amore che il lavoro e così, cioè guadagni, non ci vedo da 4 mesi, diciamo, una risposta sì, però potreste, diciamo, lasciare una nuova, diciamo, un'attività lavorativa per, diciamo, farne un'altra, perché appunto se ci saranno queste perdite, queste difficoltà lavorative, voi opterete per un'altra, diciamo, scelta lavorativa. Ecco, vi allontanerete un po' da tutto. E state già pensando, ecco, di allontanarvi da dove siete, dal posto di lavoro, o magari siete già rimasti a casa e state aspettando, ecco, queste nuove notizie, che purtroppo da 4 mesi non arriveranno, perché c'è la carta delle perdite. Mi dispiace. E questo era l'ultimo mazzetto col sassofono. Vi saluto a tutti e vi aspetto sul mio canale. Ciao a tutti da Miranda!